È la risposta? Libertà. Sì, può andare. Fai pure. Ok. Frelsa. Che sta facendo? Oh, pensavo ci fosse un ponte. Ah, i giganti ci mettono ancora alla prova. C'è un cristallo in quel portafiaccole, lo accendo. Meglio, no? Dobbiamo scendere per salire. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, dici sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti mai interessa. I giganti sono solo una razza, come gli elfi e gli Ulduvolk. Non sono grandi davvero. E il serpente del mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico esemplare. Un altro cristallo di luce. Come sapevi che era? Ha!
Bel po' di cadaveri. Dimmi cosa vedi. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Siamo passati! Cosa dice? Signor Sig! Oh, questa è dura, Tror. Uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non lo so. Guarda qui. Sì. Ho già visto questa lingua. Dobbiamo salire. Wow, il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Nome, credo. Ras-Lir. Significa terrore. Che cos'è? Strano. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse è una lanterna. Niente stoppino. Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada.
Wow! Cos'è tutto questo? Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Capito. Come si usa? So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh, ragazzo! Oh no! La corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Ci sarà qualcosa che possa percorrerli. Su, vieni. Ragazzo. Non andrà da nessuna parte. Questi marchigli sembrano nanci, ma le sculture in pietra sono chiaramente yoto. Pare credo che i giganti abbiano abitato queste montagne oltre ad averle scavate. Cosa dice? Certo. Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. No. Ah, mia, se avesse svegliato ogni dannato Drogger sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Ah!
Dove andiamo? Che cosa volete? Cosa ti serve? E altro. Che vi preoccupate dei dettagli. Siamo a posto, direi. Che vi serve questa volta? Davvero molto da vedere qui. Cos'altro volete? Ovvio, è una montagna. Altre trappole. Una galleria, troppo piccola per te. Entra. Ok. Non so perché siamo ancora qui.
riesci a spostarlo? Sembra un po' pesante. Ci riesco. Si muove. E siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Bene. Andiamo. Dove dobbiamo andare? Ci serve, lasciala perdere. Lo so. Guarda, un'altra lanterna. Rotta, lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Ci siamo persi? No. Credo sia più avanti.
sembra pesante. Impossibile. Possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Si muove. Ecco che se ne va. Ora da qui dove dobbiamo andare. Restiamo qui, dai. Troveremo la soluzione. Entra pennello. Vado.
porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete e tieni gli occhi aperti. Sì. Ora siamo più vicini. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta. Credo di sapere come funziona. Guarda. Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Indietro. Nella galleria. Vado. Attenzione. Altre prove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le tappe. Buon per noi. O meglio, buon per me. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte.